se il cervello impara a non sfruttare quelle immagini che vengono dall'occhio meno buono, superati i 5-6 anni di vita, non c'è più niente da fare. Il cervello non avrà più voglia di utilizzare le informazioni visive che vengono dall'occhio pigro, dall'occhio meno buono. E quell'occhio sarà condannato ad essere l'occhio pigro, l'occhio che non è in grado di essere utile nella vita del paziente, così come invece è per l'altro. Che cosa succede allora? Che cosa si può fare di utile perché questo non accada? Bisogna fare quello che vedete fare per strada tanti bambini. Bisogna chiudere un occhio, si chiude l'occhio buono ovviamente, si costringe il cervello ad imparare a sfruttare le informazioni visive che vengono dall'occhio meno buono e si fa salire il livello di considerazione che il cervello attribuisce alle informazioni visive che vengono da quell'occhio. E questo si deve continuare a farlo fino a quando i due occhi non ritornano ad essere capaci di inviare informazioni visive di uguale peso, di uguale importanza al cervello. È essenziale che si arrivi alla diagnosi di occhio pigro o, come si dice più scientificamente, di occhio ambliope, si arrivi molto presto, perché prima si arriva nell'arco della vita a chiudere l'occhio buono per costringere il cervello a sfruttare l'occhio meno buono, meglio è.